dobbiamo aprire una sottostazione sulla nuova banchina, come tu saprai. Quella può rendere 6 centesimi ogni 100 lire in entrata e ogni 100 lire in uscita senza bisogno di alzare un dito. Sono $300 o $400 alla settimana. Che ne diresti se ci mettessimo te? Tutti questi soldi... Non ho mai dimenticato come veniste a salutare quando andai in esilio. Ora siete voi ad andarvene. Io non vado in esilio. Parto perché ho vinto, non perché ho perduto. Hai perduto tua moglie che ti ha votato contro. Hai perduto il tuo paese, dove eri qualcuno. E cosa ci hai guadagnato? Di diventare un anonimo, una pallina da buttare nell'urna. Io sarò sempre quello che sono. Ah sì? E allora quando ti metteranno a sedere in una grande aula, come a scuola, allora penserai a tutte quelle cose che hai lasciato qui al paese. Penserai a quello che vedevi. Sono Bruce Nolan, a bordo della Maid of the Mist nelle favolose cascate del Niagara nello stato di New York. Vorrei innanzitutto... aggiungere anche le mie congratulazioni a Evan Baxtorvido. Scusate, Bastard Baxter, volevo dire. È bello vedere cosa fa una persona di grande talento quando grandi occasioni vengono date a lui invece che a me. Comunque sono qui con la mamma di Katharine Hepburn. Mammina, dimmi, è che hai gettato il diamante blu cuore dell'oceano oltre la ringhiera del Titanic? Ti sei sentita in colpa a lasciare affogare DiCaprio mentre tu galleggiavi sana e salva su quella bella porta? Non potevate fare i turni? Oppure avevi troppa paura di congelarti quel bel culone grasso? No! Ma forse è così che va la vita, vero? Perché c'è chi è zuppo, congelato a morte su una stupida barca, con uno stupido cappello. E c'è chi invece si resta comodo in uno studio. Questa bambina è sopravvissuta molto di più e senza nessun'arma e nessun addestramento, vero? Perché non diamo il comando a lei, allora? È meglio che tu cominci ad accettare la situazione. Stammi a sentire. Hudson, vedi di riuscirci, perché ci servi e sono stufa delle tue stronzate. Ok. Ora voglio che ti metta un terminale e trovi la serie di dati che ci dia una pianta del complesso, hai capito? Sì. I progetti di costruzione, qualunque cosa, purché ci sia la pianta di questo posto. Mi ascolti? Devo vedere i condotti da reazione, devo vedere dove passano i cavi elettrici, ogni intercapedine e ogni possibile entrata a questo complesso. Non abbiamo molto tempo, purtroppo. Io sono Proximo. E per i pochi giorni che seguiranno gli ultimi della vostra miserabile vita, io vi starò più vicino di quella puttana che vi ha messo al mondo urlando. Non ho pagato per godere della vostra compagnia. Ho pagato per trarre profitto dalla vostra morte. E come vostra madre era con voi al principio, io sarò con voi alla fine. Lo sa che un estraneo che arriva con un comunissimo raffreddore può decimare tutta una tribù? Ha fatto le vaccinazioni? Si può trovare un posto per dormire, porca miseria! Per dormire? Per dormire? Dormire? Oh! Sì, sì, certo. Mi perdoni. Non c'è bisogno che se ne vada prima di domattina. Vorrei dirle che le sono molto grato. Le stavo aspettando, queste si perdono nella foresta. La foresta è così immensa e loro sono così piccolini. Oggi parleremo di William Shakespeare. Lo so, alcuni di voi preferirebbero sedersi sulla poltrona del dentista. Ma noi parleremo di Shakespeare come di un tale che ha scritto cose molto interessanti. Voi avete visto Shakespeare recitato più o meno così. Oh Tito, porta il tuo amico con te. Ma chi l'ha visto fatto da Marlon Brando sa che Shakespeare può essere diverso. Amici romani con cittadini, prestatemi orecchio. E cercate di immaginarvi John Wayne in Macbeth che fa: beh, che cos'è, un coltello quello che vedo di fronte a me? Tu hai un'idea di com'è fatta la mia vita? Come dici? Mi sveglio la mattina ricoperto di bava di cane. Porto i bambini a destinazione. Passo 8 ore a vendere gomme al dettaglio. Al dettaglio, Kate. Riprendo i bambini, esco col cane, il che, a proposito, comprende il beneficio di raccogliere da terra i suoi mostruosi escrementi. Gioco con i bambini. Mariska Marrata, sì. Mariska Marrata! Io sono Sua Immensità il Guru Pitka. Benvenuti al mio ashram. Illuminazione autogestita dell'io amorevole e opportuno, o anche IA-IA-O. Nella vecchia fattoria IA-IA-O se le faceva tutte quante, zio Tobia IA-IA-O. Ok. Stare seduto così, i testicoli mi diventano due frisbee.
Dunque, io sono un guru. Analizziamo la parola guru, ok? Il mio scopo è di farvi dire, giura, tu sarai tu. L'ho depositato. E quel tu di guru è l'intimità. O dentro di me ne veda. No, è la verità. È la verità, non è una leggenda. Il mondo funziona a cicli. Due volte ogni secolo l'oceano ci ricorda quanto siamo veramente piccoli. Una tempesta invernale arriva dall'Antartico, spazzando il Pacifico. E spinge onde enormi su, verso nord, per 2000 miglia. E quando arrivano a Bell's Beach, diventano le onde più grosse che si siano mai viste. E io sarò là. Ci sarò anch'io. Vai, vai! Se vuoi il massimo, devi essere pronta a pagare il massimo.